No, ho detto a Luca di mettersi alla mia destra, perché siccome a sinistra non ti sento. Ah, dopo le spiegazioni, evitiamo di prendere per i giri sordi. Va bene. Allora, 9.000 giri con un bombardone, ragazzi. Una Camaro? Una Camaro, sì, una Camaro. Bello. Anche noi è la prima che vediamo. Com'è? L'hai provata? Sei riuscito a provarla? Allora, l'ho provata prima, adesso stiamo finendo, dobbiamo ancora fare la mappa, per cui aspetto di provarla con il lavoro terminato. No, è una bella macchina, nel senso, un po' come il concetto delle Mustang, cioè delle ultime generazioni di macchine americane, che hanno lavorato bene sulla parte estetica, ma anche sulla parte meccanica. Basta vedere, non so, l'ordine del motore rispetto a un po' di anni fa, lavoravano bene sulla parte estetica esterna, però avevano un po' di pecche a livello meccanico, non erano rifinite benissimo. Adesso secondo me hanno fatto dei grossi passi da gigante, magari non saranno ancora a livello delle tedesche, però comunque... Ma è brutto dire che si sono un po' europeizzate, è brutto? Mi sa di sì, secondo me sì. Ma no, non è tanto il purista, è il fatto che poi la tendenza è quella lì, cioè il discorso di nudi e puri come una volta, secondo me lasciano un po', sono tempi passati. È finito quel tempo lì. Anche perché onestamente sono sempre macchine, sono sempre più discorsi commerciali dove la macchina viene venduta non solo in America ma in tutta le parti del mondo, quindi sai, magari in America il purista c'è ancora, gli va bene, poi viene in Italia, sai, però rispetto a una BMW, una Audi, e quindi questi discorsi li fanno. Però questa sì, va veramente molto bene, mi piace vedere il posizionamento di questo propulsore dietro all'asse anteriore, per cui sì. Una cosa che si tramuta sicuramente in una bella guidabilità. No, è molto bella, molto bilanciata, il motore c'è, devo dire gran macchina. Cosa avete fatto? Qui abbiamo fatto uno step 2, quindi abbiamo lavorato sul motore, unicamente sul motore, e non è neanche terminato perché abbiamo inizialmente, per il momento abbiamo fatto, è un discorso che abbiamo fatto. Scusa, ci rispieghi cos'è step 1 o step 2? Sì, allora lo step 1 è il classico step base dove il cliente ci chiede di, sempre parlando di motore chiaramente, di lavorare su centralina, scarico e filtro. Okay. Queste sono le tre, diciamo, proprio il primo passo, poi al limite o uno di questi tre, cioè diciamo se li completa tutti e tre, lo step 1 è completato. Lo step 2 sono tutti quei lavori da lì in avanti, poi diciamo che non ha limite, nel senso si può arrivare anche addirittura a lavorare il monoblocco, noi su macchine molto recenti sconsigliamo perché cioè, non sono più i tempi delle vecchie 500 Abarth dove uno si metteva lì a fare questo genere di modifiche. Quindi in questo caso lo step 2 sostanzialmente riguarda ovviamente la parte di elettronica che dobbiamo ancora fare perché la si fa sempre alla fine del lavoro e la dobbiamo fare su banco perché è una macchina anche un po' particolare e quindi quando si passa dallo step 1 allo step 2 è necessario e vincolante fare un lavoro affinato su banco. La parte centrale dello step 2 è l'aver modificato la turbina, adesso qua si vede la turbina sotto questo carter di protezione anticalore. Quindi abbiamo smontato, come ti ho fatto già vedere forse altre volte, viene smontato il turbo, che era già nuovo così, viene ovviamente revisionato, anche se in questo caso non era necessario, però dovendolo smontare è necessario revisionarlo. L'abbiamo leggermente allargato, fresando il carter di aspirazione e scarico e montando delle giranti Navional. Queste giranti Navional hanno la caratteristica di essere più resistenti e soprattutto, a parte una diversa conformazione delle palette, sono più leggere e quindi... anche senza tirare le potenze a livelli iperbolici, la macchina è molto più fluida, è molto più scattante, molto più brillante in partenza. E questo diciamo è un tipo di lavoro che vedo che i nostri clienti stanno apprezzando molto, frequentano molto il nostro sito, per cui vedono parecchie macchine fatte con questo sistema, macchina che rimane iperaffidabile, non tocchiamo nulla di strutturale, diciamo, la turbina è l'unica parte diciamo, sostanziale. Okay. Dopodiché, vabbè, filtro aria, classico scarico, il terminale di scarico con le due uscite, quindi un po' più lineare, sempre omologato. L'ara esce così, questa vettura? Questa esce così, sì, no. Noi di estetica, cioè, al di là del motore non abbiamo fatto assolutamente niente. Questi sono i due terminali che sono stati montati, abbiamo cambiato il terminale di scarico, anche qui volendo ci sarebbe da andare avanti con la linea di scarico, però basta il terminale, e poi il classico filtrino dell'aria. Diciamo, quanto avete guadagnato? Allora, lo vedremo poi al risultato finito su banco, diciamo che ci aspettiamo una cinquantina di cavalli. Partendo da quanto era questa di base? Devo vedere la scheda tecnica di questa macchina, non voglio dirti una stupidata ma devo guardare la scheda. Quando poi avete fatto la prova? Abbiamo fatto la prova noi abbiamo la prima bancata che ci dice la potenza originale e la seconda bancata che ci dice la potenza modificata, quindi lì ci state di affinare bene a livello elettronico per
omogeneizzare tutti i lavori che sono stati fatti. Perfetto, da questa Camaro ci spostiamo su una SUV di casa Ford, Ledge. Sì. Ledge è l'ultima versione, è un 2000 turbo diesel, questa nasce con una valangata di cavalli, non sapevo nemmeno, ero rimasto sui 180-200, questa arriva fino a 240 cavalli ed un 2000. Io l'ho provata da Interauto e devo dirti che è anche molto bella da guidare, sì, estremamente spaziosa, è una bella alternativa secondo me al resto che c'è sul mercato. Certo. Cosa avete fatto su questa? Allora, qui non abbiamo fatto nulla di particolare, abbiamo lavorato più che altro per il momento sulla parte estetica, abbiamo pellicolato i vetri, quindi i vetri scuri con questa pellicola, forse anche in questo caso avevamo già visto un'altra volta, sono delle pellicole particolari, il cliente sceglie la tonalità, di solito sono 3-4 tonalità, in questo caso il cliente ha voluto fare tutto uguale, diciamo un po' contro al mio consiglio che suggerisco sempre di fare la parte posteriore scura e la parte anteriore leggermente più chiara, lui l'ha voluta fare tutta così, vabbè è lui che decide, quindi l'abbiamo fatta. Queste sono pellicole che specifiche per i vetri, devono essere appunto installate da dei professionisti, sennò viene fuori un lavoro non perfetto, è come se la macchina fosse uscita così dalla casa. Quindi pellicole di vetri scuri servono soprattutto in estate, diciamo, servono a livello estetico anche in inverno, d'accordo, però in estate limitano molto l'irraggiamento dei raggi solari, quindi non dico che si può fare a meno del condizionatore, però lo si usa per la metà, è già quella una bella cosa. È un bel aiuto. Poi vendo delle pinze colorate, esatto, diversamente da quelle di serie. Esatto, diversamente colorate e qui non abbiamo fatto nulla di non abbiamo cambiato assolutamente nulla, è proprio un lavoro assolutamente estetico e basta, quindi anche l'occhio, come si suol dire, vuole la sua parte, il cliente appunto dalla classica, purtroppo non si vede come erano prima, però hanno pinze molto modeste, fatte in ghisa grigia, classica ghisa grigia delle pinze, e le ha volute colorare in blu e diciamo che tutto sommato è venuto fuori un lavorino appagante. Anche qua bisogna chiaramente che chi fa sto lavoro deve essere uno bravo, se no schizzi, cose, viene fare una schifezza, quindi questo è un bel lavoro, poca spesa, tanta resa. E l'ultima cosa, anche in questo caso dovremmo farla, non l'abbiamo ancora fatto, dare un ritocchino al motore, sempre col discorso delle centraline, quelle amovibili, perché ovviamente è una macchina 2019, quindi nuova, ancora in garanzia. Tramite questa centralina, come abbiamo già spiegato spesso, si può staccare il modulo, prima la centralina stessa, prima di andare in concessionario, la macchina ritorna a funzionare esattamente come prima, problemi di garanzia non ce ne sono, il cliente è tranquillo, potenza esattamente uguale alla seriale, direi che è un ottimo lavoro. Ottimo, basta. Siamo curiosi anche di sapere poi quanto avrete recuperato da questo. Senti, ma dentro in officina sento un leone. Tuono di... cioè un leone, c'è Simba il leone bianco che ruggisce, esatto, andiamo a vedere cosa esatto. sta facendo. Dai, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Sei qua con un 8 cilindri, ti stai cucciolando qua. Un 8 cilindri. Sì, questa è una classe S Mercedes, è un cliente che abbiamo, sul quale abbiamo già fatto, al quale abbiamo già fatto diversi lavori. Ciao Mir. Con altre macchine, un cliente ormai che conosce bene questo sistema che si chiama Active Sound Boost, l'abbiamo già presentato. Quindi questa che motore ha? Questa è un 400, 4000. Ma diesel o benzina? Questa è benzina. Benzina? Questo è benzina, sì, ok. Benzina. E il sound è il suo, no? No, questo è già il sound dell'Active Sound, cioè il suo non è inesistente. Ah, ecco, infatti. Adesso se Mirko riesce, ecco, questo qua è il suo rumore. Questo è il suo rumore? Esatto. È un 4000, un 400, che ha un motore, cos'è? 4000, cos'è? 4000. Questo è il massimo. Rumore. Questo è il massimo che sono tutte così, cioè non è che dici 4000, beh prendo una BMW, un Audi, sempre di cubatura grossa, i rumori sono quelli. Puoi riattivare il sound booster, aspetta che... Oh, invece. Un'altra categoria. L'hai fatto dal telefonino, adesso Pascal ti raggiunge, va di là, viene e fai vedere che col tuo smartphone, con un tocco, la trasformi da una... pacciosa berlinona, così da rumore insignificante, sì, diciamo. Significa, assolutamente, assolutamente insignificante, ha un qualche cosa che ti dà un pochino più di gusto. Il vantaggio grosso, poi ripeto, i puristi possono storcere il naso perché dico bisogna lavorare sullo scarico, è un'alternativa, se uno ce lo chiede lo facciamo, però ci sono tante persone che non vogliono toccare lo scarico per non avere problemi poi con la garanzia della casa, con l'omologazione, con quanto altro. Gli manca il sound, perché rimangono scontenti del sound. Questo è un sistema che secondo me
è molto intelligente, è ripeto, è furbo, non è come fare uno scarico diretto, lo sappiamo, non è che andiamo a spacciare questo sistema rispetto al fatto di fare, però è un'ottima alternativa. In più il vantaggio enorme è che uno lo può gestire tramite app, lo può spegnere, accendere, un po' come il discorso dello scarico con le valvole in sostanza, claro. E l'ultimo vantaggio è che uno vende la macchina, smonta il sistema, lo monta a farlo qua, se lo monta su un altro. Quante opzioni ci sono? Quante ne hai? Guarda lì è Mirko che... quante opzioni hai? Sballettane due o tre dai diverse, solo per farci capire. No, abbiamo l'Urban, che è questo. Questo è? Urban. Poi c'è il Race. Vai. Race lì. Bello secco. Poi abbiamo il Race 2. Vai. Bello. Che figata pazzesca. Poi puoi aumentare anche il volume, cioè lì è la tipologia di suono, poi se entra in un'altra schermata può aumentare o diminuire il volume, per cui lo gestisci veramente in maniera molto micrometrica questo sistema. Bello, bello, sono contento. Io l'ho visto montato su delle Tesla, ti dico brutto. Perché no? Anzi. Sono montato su delle Tesla, per cui sai, poi uno dice ma questi qua sono matti, Tesla elettrica, abbiamo attaccato qua, però sai, uno dice compro la Tesla, però... mi manca proprio di sotto del sound, tracchete, monti sta roba qui, non spendi una cifra iperbolica, sei soddisfatto, la moglie ti rompe le palle, lo switchi, sì, o magari su un viaggio lungo, dove magari a lungo andare diventa a lungo andare fastidioso, puoi diminuire, cioè te lo vai a calibrare come vuoi, ci sono i tamarroni che lo mettono al massimo, ci sono quelli un pochino più che vogliono avere il sento e non sento, lo mettono da scala da 1 a 10, lo mettono a 2 per dire, a quel punto... No, anche perché con questo puoi toglierlo, ma se fai uno scarico sempre rumoroso, dopo allora, quando ce l'hai le palettiere ce l'hai. No, caspita, no, quello te lo tieni, l'unica alternativa sono quelle linee di scarico dove hai una valvola, una Pierburg che monti sulla linea di scarico che puoi attivare e disattivare, però sono scarichi anche a livello economico molto superiori e devono essere degli scarichi specifici, cioè, comprati già fatti per queste macchine, non è che sono... Questa macchina qua, ad esempio, non saprei dove trovare uno scarico. Senti, quanti giorni ci vogliono per l'installazione di questo? No, l'ha iniziato stamattina alle 10:30. Si sveglia con calma, esatto, lui, giù con le pantofole dal letto. No, esatto. Poi... no, diciamo che un mezza giornata. Ah, una roba proprio... No, in giornata consegniamo. Mattina per la sera ce l'ho. Sì, questa qua sarà già ne abbiamo già montate tante, per cui lui ormai sa come cosa fare. Le prime macchine ci mettevano 2 giorni. Poi sai, ti affini, vai via molto più veloce, questa qua è iniziata alle 10:30, per le 3:30, 4 è pronta. È pronta. Assolutamente. Bello. Fantastico. Ottimo. Grazie Luca, grazie Mirko. Dana sgasatina, dana sgasaus. Sgasaus. Grazie. Andiamo via felici. Via. Ciao. Ciao.